ricordiamo che abbiamo parlato dell'articolo 11 della Costituzione, dice che l'Italia aderisce alle organizzazioni internazionali a parità di condizioni con gli altri stati, laddove queste perseguano la pace e l'armonia fra i popoli, è una formula di questa unione. Allora, posto che l'assetto dell'Unione Europea è incentrato sulla progressione verso una moneta unica, no, lo dice l'articolo 3, paragrafo 4, ma quello è un altro discorso, adesso non approfondiamo, e che la moneta unica non porta alla pace e all'armonia tra i popoli e le nazioni, porta alla competizione sui tassi di cambio reale, cioè porta all'esigenza di dissolvere le tutele del lavoro per raggiungere una maggior competizione nel commercio estero, grosso modo è così. È un momento stesso in cui si instaura una moneta unica senza trasferimenti, senza sistemi di bilanciamento, degli squilibri, automaticamente avrò lasciato il via libera, e attenzione, un'altra condizione c'è, che avrebbe dovuto fissarsi non una convergenza verso un certo livello di inflazione, ma una serie di politiche che garantissero l'assoluta e costante coincidenza, rilevata sul medio periodo ovviamente, perché istantanea è una cosa impossibile, però l'assoluta coincidenza del livello di inflazione tra tutti i paesi. Quindi questo doveva agire nel senso che si doveva diminuire o svolgere politiche che diminuissero il tasso di inflazione laddove quell'indice fosse superato, ma chi stava al di sotto doveva essere assoggettato a delle politiche di coordinamento da parte della Commissione Europea, che tra l'altro sono previste gli articoli 5 e 119 del 5 del trattato e del 119 del 2, affinché convergessero. Quindi chi stava al di sotto doveva essere obbligato a fare politiche espansive che riportassero i salariali, quelli che lavoro, chi più ne ha più ne metta, perché poi gli strumenti sono facilmente individuabili. Come si fanno a individuare? Si individuano al contrario, cioè come ho fatto a raggiungere attraverso specialmente politiche sociali e del lavoro quel livello più basso di inflazione? Adesso hai fatto questa cosa qua, non è cooperativa, è un incumplimento del trattato, non la disfi, questo avrebbe dovuto fare un governo europeo recente ed avrebbe dovuto imporre, ora sarebbe ancora in tempo a farlo, questo è implicito nella natura dei trattati. Però ritorniamo al punto della parità di trattamento. C'è una cosa che, senza avventurarsi nella violazione dei principi fondamentali della Costituzione, in cui primo è il diritto al lavoro inteso come obbligo per le istituzioni di perseguire il pieno impiego, non finirò mai di ripeterlo, perché sembra completamente dimenticato, eppure è una verità talmente chiara ai costituenti che basta leggersi i lavori della costituente e uno si rende conto che poi si parlano, il dibattito si svolge essenzialmente su questo punto. Pensate, si parla dell'articolo 1, si parla dell'articolo 3, si parla dell'articolo 4, si parla dell'articolo 41, quello sull'iniziativa economica, persino quando si parla di risparmio, si parla della correlazione col pieno impiego. Sempre. Ma perché è naturale che sia così? Perché lo sapevano, perché per 150 anni prima di quella costituzione gli uomini si erano letteralmente scannati o avevano vissuto in atroci sofferenze che non avevano precedenti come dimensioni, come scala di distruzione nella storia dell'umanità, a causa del fatto che il capitalismo sfrenato, cioè non frenato dalla comunità statale, o meglio dalla istituzione statale rappresentativa della comunità democratica, tende a questa dinamica inevitabilmente. Allora, dicevamo, parità di trattamento significa che strutturalmente e funzionalmente l'applicazione del trattato implica un carico uguale per tutti, rapportato ovviamente alle proprie condizioni. Diciamo che come se dovessimo fare una percentuale di incidenza degli obblighi del trattato, questa percentuale di incidenza degli obblighi del trattato, facciamo un esempio, una percentuale di incidenza sul PIL o sul bilancio dello Stato avrebbe dovuto essere più o meno comparabilmente uguale per tutti gli Stati. Questa è una condizione che non si poteva verificare per il semplice fatto che nell'articolo 126, che poi aveva ripetuto il 104C, adesso sarà a ricordare
tutte le norme passate, insomma, dentro Maastricht c'è scritto che gli stati regolano la loro azione fiscale in modo da rispettare un tetto all'indebitamento. Questo tetto viene stabilito poi in sede di atti attuativi, ma comunque sia con sicurezza che ci deve essere un tetto al debito. Viene stabilito poi nel famoso 3%. Quindi ci siamo autoimposti noi. Sì, però il punto è che noi non siamo autoimposti, noi abbiamo aderito a un'organizzazione che ce l'avrebbe imposto. Certo, esatto. Ce l'avrebbe imposto. Prevedendo peraltro una procedura di infrazione di cui si parla spessissimo, che se voi andate a vedere prevede sanzioni soltanto per chi aderisce alla moneta unica. Per cui chi non aderisce alla moneta unica non è soggetto a sanzione, è soggetto a una sorta di controllo con una finale notiziale in cui la Commissione poi gli dirà: beh, voi non lo rispettate, sarebbe opportuno che faceste questo, ma poi non può applicare la sanzione. Detto questo, la verità era questa, che qualunque fosse il tetto al deficit, era previsto, sarebbe stato fissato, ma il deficit, come tutti vorrebbero sapere, è provocato e determinato, anzi l'ammontare contabile pubblico del deficit, è la spesa in più rispetto alle entrate, computando l'onere degli interessi. Allora, l'onere degli interessi italiani al momento rispetto ai paesi più comparabili, perché questo è il punto, attenzione, se voi andate a vedere il PIL e la crescita e più che altro la quota industriale e la quota di esportazione di Italia, Francia e Germania, troverete che l'Italia non era, al momento dell'entrata non era da meno, era quindi grosso modo un partner originariamente, genericamente, avrebbe dovuto, perlomeno non si capisce perché non abbiamo avuto voce in capitolo, però era paritario. Però invece Francia e Germania si mettono d'accordo per dire che questo benedetto deficit doveva essere al 3%, anzi questo credo sia stato essenziale come misura di scambio per i tedeschi, mentre il nostro onere del deficit, degli interessi passivi sul debito pubblico, questa sorta di gigantesco trasferimento che viene fatto, era circa dal triplo al quadruplo di quello di questi paesi. Allora noi per raggiungere un deficit del 3% in base al sistema della contabilità nazionale, pubblica, non nazionale, avremmo dovuto realizzare un avanzo di bilancio, cioè quando io non scorporo gli al netto degli interessi, devo realizzare entrate superiori alle uscite. Quindi devo tagliare la spesa, devo tenere sotto controllo le dinamiche di spesa e devo aumentare la pressione fiscale. Tutto questo porterà a un risultato netto che si chiama saldo primario o avanzo primario. Ma questo avanzo primario, dal punto di vista economico, se non è anticiclico, cioè non è giustificato dall'esigenza di limitare una crescita troppo forte, e in Italia non lo è mai stato dal momento in cui noi abbiamo accettato di tenere costantemente un saldo primario, corrisponde a una minor crescita, cioè a quello che si può definire, quello che si definisce in termini, diciamo, economici, output gap. Quindi l'Italia, ma poi è facile rendersene conto, quando noi usciamo dallo SMEL e acquistiamo il teorico cambio flessibile, immediatamente lo stesso anno, 92, usciamo dallo SMEL, negli stessi mesi erano arrivate le firme di Maastricht, si conosceva l'esigenza di contrarre il deficit, si sapeva che quindi per contrarre il deficit occorreva realizzare un saldo primario in attesa che calasse l'inflazione, perché non c'è dubbio che l'idea di base è questa. Io ho due vie per riuscire a rispettare il deficit, che vanno perseguite simultaneamente. Una è diminuire, una è realizzare il saldo primario, l'altra è diminuire l'onere degli interessi, potendo fruire di tassi di interesse inferiori in relazione all'inflazione decrescente. Ma cos'è che aiuta tanto l'inflazione decrescente? Beh, in quel periodo sicuramente il calo delle materie prime, in particolare dei prodotti petroliferi, erano prezzi freddi in quel momento. Ma l'altro grande elemento è la limitazione dell'intervento pubblico.
E perché? Perché l'intervento pubblico limita la capacità, limita la dinamica del mercato del lavoro, cioè in sostanza consente un più alto livello di disoccupazione. Immediatamente se parla, si vede i dati della disoccupazione, è ovvio che manovre, diciamo, di consolidamento fiscale di quelle dimensioni che poi sono susseguite, perché ogni anno abbiamo un'emergenza. Quindi questo è il punto, noi abbiamo dovuto l'impatto percentuale, diciamo l'impatto quantitativo e qualitativo sullo Stato italiano, ma non sullo Stato questa volta come istituzione, ma sullo Stato ordinamento, cioè sulla comunità dei cittadini del trattato, era enormemente più grande per noi, perché mentre per gli altri significava che avevano un onere del 3%, quindi a loro bastava raggiungere un equilibrio primario, cioè prima del computo degli interessi tra entrate e uscite, grosso modo significa che con l'entrata della moneta unica, con l'applicazione dei parametri, quegli stati, facciamo finta di limitare, cioè limitiamoci a Francia e Germania, avrebbero staticizzato, cristallizzato il livello di intervento pubblico, quindi il livello dei loro diritti. Poi invece i tedeschi autonomamente, per conquistare ulteriore vantaggio, l'hanno compresi di più, ma non perché fossero oberati dalla loro necessità, l'hanno fatto gratuitamente, il che conferma che è un colpo basso, e cioè un inadempimento dello spirito cooperativo che doveva esserci nei trattati, perché se no non la chiami unione, la chiami competizione europea, no? E invece loro hanno fatto la competizione. Quindi questo è il fatto. Quindi se mettiamo ma poi ci sono altre condizioni, anche la montare del debito, il perché e per come certe condizioni istituzionali in Italia e in quegli altri paesi no. Insomma, senza cedere nel dettaglio, le condizioni di parità geneticamente non esistevano, quindi, poiché non superava il test delle condizioni di parità, la ratifica di Maastricht è stata incostituzionale, cioè non conforme all'articolo 11 della Costituzione.